Cavolfiori lessi, se anche tu come me non ce la fai più a mangiarli, questa ricetta è per te perché li renderò molto molto gustosi, super sfiziosi. 1,150 kg di cavolfiore lesso e freddo, equivale a un cavolfiore bello grande. Aggiungiamo sale, uno, due, e frulliamo il tutto con il frullatore ad Questa ricetta è nata per consumare degli avanzi. Un avanzo di riso lesso, sono 220 grammi. Uno, due e tre cucchiai di pecorino romano, ma va bene anche di parmigiano, e mescoliamo il tutto. Teglia antiaderente, ho messo un po' d'olio d'oliva sul fondo, farina di mais, in questo caso è quella per la polenta istantanea. Distribuiamo bene il composto in modo da ottenere uno strato bello sottile. Un po' di formaggio, olio d'oliva. Adesso va in forno. La base è cotta, adesso la possiamo condire con quello che abbiamo in frigo, come volete. Mozzarella. Su metà metto del prosciutto cotto. Ora su quest'altra metà ci metto olive nere, peperoncino. No, via con quella pinza da lì. Pier, me l'hai già rovinata a metà con quella pinza. Smetti di provare a rubare il prosciutto qua. Sei tremendo, eh? L'hai sentita che era calda? Cosa che hai fatto? Hai preso la pinza per... così non ti scotti. Bravo! Ho anche un pezzettino di stracchino. Piero, non rubare quella mozzarella. Piero! Un bel giro d'olio. Ragazzi, in frigo ho trovato anche un vecchio carciofo. Ho già infornato la pizza, però sono ancora in tempo, quindi aggiungo anche il carciofo. Lo taglio fettine sottili sottili, così cuoce in fretta. Io adoro gli angoli, quindi
buonissima.